gennaio 2022, buonasera a voi tutti che ci seguite su Libri TV, di nuovo in collegamento con Paola Sbardellati, grazie di essere qui con noi di nuovo. E Paola Sbardellati, che ormai conoscete benissimo, psicoterapeuta presso l'ospedale San Pietro Fate Bene Fratelli di Roma. E Paola, grazie di essere con noi, lo ricordiamo per tutti quanti coloro che ci seguono, tutti quanti i video che abbiamo registrato insieme sono diciamo raggruppati in una lista, in uno spazio apposito Psicologando con Paola Sbardellati, con la dottoressa Paola Sbardellati, li potete trovare sia su YouTube sia sul sito di liberi.tv. Ciao. Come stai intanto? Bene, bene. Dicevo appunto poco fa che cerco di resistere ai contagi, visto che lavorando in ospedale è più frequente magari incappare in persone che, ahimè, neanche lo sanno, ma sono positive, quindi cerchiamo di fare un po' lo slalom. Sì, certamente è una situazione a rischio, la tua, sei esposta ovviamente per il contatto con le persone. E oggi torniamo a parlare un po' appunto dell'influenza che ha avuto il Covid su di noi, sui nostri comportamenti. Parliamo di distorsioni cognitive, un po' come questo Covid ha trasformato anche il nostro modo di sentire, di comportarci, di capire, di comprendere e di comunicare con gli altri. Parliamo di distorsioni cognitive. Paola, a te ovviamente la parola per dare una, diciamo, piccola introduzione, una definizione di questa cosa. Sì, allora cerchiamo di far capire in maniera molto semplice, quando si parla di distorsioni cognitive, un sinonimo può essere errori anche cognitivi, quindi più facile, magari più accessibile alla maggior parte delle persone, non ai soli addetti ai lavori. Quindi l'errore cognitivo è esattamente quel costrutto, quell'idea che magari le persone costruiscono e in base al quale hanno una serie di comportamenti e atteggiamenti. In realtà, purtroppo questi errori cognitivi noi li commettiamo da sempre, chi più chi meno, poi ci sono delle persone che vivono solo esclusivamente in funzione di errori cognitivi, e poi magari spieghiamo meglio questo discorso, ma nel periodo del Covid, ahimè, questo è fortemente aumentato, vuoi per le restrizioni, vuoi per le anche restrizioni dei contatti, non soltanto a livello proprio di opportunità, ma le persone hanno costruito una serie di meccanismi difensivi a livello mentale ulteriori che hanno poi portato anche a mettere in pratica una serie di comportamenti alterati, diciamo così. E ovviamente, come tu accennavi, le restrizioni, nuove, diciamo, abitudini che abbiamo dovuto assumere, che abbiamo intrapreso per difenderci, per rispettare le varie regole di prudenza, hanno influito sul relazionarci tra di noi e ci inducono in qualche modo all'errore. Poi, magari da un punto di vista soggettivo, c'è chi è più e chi è meno predisposto a questo, però, essendo la nostra comunicazione, diciamo, una cosa, io penso anche in particolare per i popoli latini come noi, una cosa abbastanza complessa, una comunicazione, come abbiamo ac già accennato in altre trasmissioni, magari un po' in passato, però oggi un pochino ne parliamo in modo più approfondito, una comunicazione sia verbale che non verbale. Ecco, io per dire queste due cose abbastanza demenziali sto gesticolando come un forsennato. Quindi, soprattutto per esempio, quella non verbale si compone di tante cose, di tante abitudini e consuetudini che sono cambiate. La voce, il tono della voce, il parlare più o parlare meno, il contatto, la mimica facciale e ovviamente le mascherine che in questo senso hanno avuto un ruolo fondamentale. Certo, coprono completamente o quasi completamente il volto, ci lasciano scoperti gli occhi. È vero che abbiamo imparato ormai a salutare con gli occhi, a quasi esprimere, no, in maniera più marcata, più precisa di alcune emozioni, però si è ristrutturato tutto un modo di comunicare che prima era fatto di sorrisi, di smorfie, anche se vogliamo contraddittorie rispetto a quello che poteva essere la frase che la persona andava dicendo, e quindi comportamenti a volte erano dissonanti, a volte erano volti a sottolineare, a rimarcare quanto la persona diceva. Adesso tutto questo un po' è venuto meno.
E se pensiamo che l'uso di queste barriere proprio fisiche sta condizionando tutto il modo in cui la persona comunica, a maggior ragione quello che dicevamo poco fa, fa ancora di più casino, se lo diciamo in termini non tecnici, perché gli errori cognitivi, le fissazioni, le paure che le persone hanno portano ulteriormente a creare una serie di errori che sono sia verbali che non verbali, comunicativi e comportamentali. Esempio, Gianni, quando prima parlavo di errori cognitivi, quindi quei costrutti che le persone spesso si creano per poter agire. Allora, facciamo un esempio così le persone capiscono di che cavolo si parla quando si dice anche un errore cognitivo, il costrutto a livello mentale. Una cosa molto banale che facciamo spesso tutti è quello di pensare che il nostro pensiero su una cosa specifica lo pensino anche le altre persone, quindi è un errore di proiezione. Questa è una distorsione cognitiva, un errore cognitivo, come lo vogliamo chiamare. Bene, questo condiziona i comportamenti, perché se noi pensiamo che quelle persone la pensino come noi su quel determinato comportamento, andiamo in automatico ad assumere una serie di atteggiamenti e di comportamenti che sono volti ad escludere già una fetta di persone che pensiamo in qualche modo invece siano da evitare perché sappiamo il loro punto di vista. Quindi diventiamo molto selettivi e addirittura quasi autoreferenziali, evitando qualunque forma, se vogliamo, di confronto, perché per noi è come se l'altro la pensasse in maniera identica al nostro pensiero. Questo ovviamente crea una serie di condizionamenti nel modo di fare. Oggi, se parliamo delle restrizioni, parliamo del rapporto sociale che è rimasto molto colpito da tutto quello che sta avvenendo perché si è limitato, ci sono meno incontri. Nel momento in cui le persone ragionano anche in base alle distorsioni cognitive, ci sono ulteriori restrizioni, quasi un isolamento. Poi, se parliamo invece di quelle che possono essere le barriere fisiche, tipo la mascherina, il non toccarsi, l'assenza di contatto anche interpersonale, Ma questo. aspetta, aspetta, prima di passare alla mascherina, questa cosa che hai accennato è molto interessante, cioè praticamente tu ci stai dicendo che in qualche modo spontaneamente siamo inclini a cercare una sorta di consenso intorno a noi, cioè di circondarci di persone che la pensano un po' come noi. Allora, pensa a una cosa molto banale, cioè a chi non piace pensare che l'altro la pensi come noi? A tutti. Allora, questo per esempio è un classico errore cognitivo, è una distorsione cognitiva, soprattutto se la facciamo e la agiamo in maniera preponderante rispetto al modo di ragionare che invece è più comprensivo di altri punti di vista. In questo momento le persone, e vuoi anche a causa di tutto quello che sta accadendo sul discorso della vaccinazione, non vaccinazione, e sappiamo le lotte intestine che si stanno un po' Sì. creando, bene, le persone stanno più muovendosi nell'ottica di vedere, avvicinarsi a persone che si pensa che possano pensarla come loro. Scusate il gioco di parole, però è questo il Sì. movimento che le persone fanno. E questo è un errore, è limitativo, ma è confortante, perché tutte queste distorsioni cognitive, questi errori, queste manipolazioni mentali, le possiamo chiamare anche in questo modo, hanno la funzione di andare a creare un'illusione di controllo. Quindi le persone poi sono mosse, il motore è proprio quello del controllare, del cercare di avere un potere su tutto quello che sta accadendo. Allora, limitazioni su limitazioni, perdita anche se vogliamo delle possibilità di incontro, ostilità palesate, le persone cercano di controllare quel piccolo pezzettino del loro territorio agendo il più delle volte con questo tipo di modalità di ragionamento. Il problema è che tutte queste modalità, che si chiamano appunto errori cognitivi, sono degli errori per cui alla fine precludono sempre di più le possibilità anche quando si possono ricreare e le persone rimangono isolate. Praticamente ci creiamo un comfort di gregge, tanto per mutuare una terminologia che ormai ha preso piede questa cosa di gregge,
dall'immunità di gregge in questo ambito. Che poi questo è il principio su cui si basa il concetto della bolla nei social. Cioè, siamo nei social, Facebook o quant'altro, circondati di persone, cioè abbiamo dei contatti che ci vengono proposti da chi appunto manovra i fili, in base al fatto appunto che sono persone che in qualche modo condividono con noi una serie di cose, di ambienti che si frequentano, ambienti, gruppi tematici e idee, insomma, in generale, e per crearci un ambiente confortevole, per farci stare di più sui social, insomma. Sì, è quello che poi succede, non ce ne rendiamo neanche conto, che andiamo oltremodo a limitare quello che è il nostro modo di relazionarci. Allora, già ha subito e sta subendo delle limitazioni, dei condizionamenti, anche se vogliamo per paura, no? Le persone oggigiorno tendono a muoversi di meno, anche se possono fare degli spostamenti, perché possono aver paura. Io, per esempio, ammetto che sono una di quelle persone che oggi è più cauta, sta più attenta, ho più timore del muovermi liberamente, almeno in questo momento faccio le cose magari strettamente necessarie, ecco, cerco di fare questo. Ma se riprendiamo il discorso, quello che tu stavi dicendo, e lo applichiamo poi effettivamente a quello che sta accadendo nella vita delle persone, questo ancora di più tende a precludere, a chiudere la prospettiva, la socializzazione, perché le persone poi stanno in quella situazione che è l'area comfort del social, si relazionano solo con determinate persone perché poi accuratamente ognuno di noi va a selezionare alcune persone che magari si pensa che la pensino maggiormente in modo più simile al proprio. In più si selezionano anche quelli che possono essere alcuni argomenti perché si ruota sempre qua intorno ad alcuni temi ed eccolo lì che si sono creati dei microcosmi. Allora, questo crea però dei problemi perché le persone non se ne rendono conto, ma agire solo in maniera esclusiva sulle distorsioni, sugli errori cognitivi, chiamiamole sulle le fissazioni o le idee. Poi comunque va a creare dei cambiamenti comportamentali, anche a livello, se vogliamo, di umore, caratteriale. Si creano delle difese, le difese hanno un prezzo, sono un prezzo che le persone pagano in termini di socializzazione. Infatti io penso adesso con questa riflessione molto specifica, però che tutto quello che sta accadendo, e lo vedremo magari in prospettiva, ha creato dei cambiamenti sul sociale, ha cambiato notevolmente il modo in cui ci si approccia, si è più attenti, diffidenti, si comunica in modo diverso, ci sono più preconcetti e credo che questo purtroppo resterà. Una, diciamo, l'abbiamo accennato prima, una parte importante, una protagonista, diciamo, di queste distorsioni, io penso sia anche la mascherina, soprattutto per quanto riguarda appunto l'incontro, no? È un po' lo stereotipo, quando si incontra una persona, si incontra per strada, e quindi ci si incontra con le mascherine. Questa mascherina che copre una parte notevole del nostro viso, e ferma tutta una serie di strumenti comunicativi che sono la bocca, una parte del viso. Per esempio, non si capisce certe volte da alcuni, a seconda di com'è proprio il viso, si capisce se ti stanno sorridendo o meno dagli occhi, Esatto. ma non sempre. E allora uno non sa se incontrando una persona, per esempio, con un sorriso di saluto o meno, oppure no, e possono, diciamo, da questo insorgere anche degli equivoci. Sì, allora insorgono degli equivoci, insorge anche l'altra cosa che si passa spesso per maleducati perché non riconosciamo le persone e in estremis poi È l'altro ci vero. saluta e dice: Oh, scusa, non t'avevo riconosciuto. Io lo dico molto frequentemente, la mattina arrivo al lavoro, spesso e volentieri, adesso c'è cioè, chi ha il cappello, la mascherina, ma non lo riconosce neanche pagato. Quindi poi c'è una cosa che è vera, magari la persona, io sono abituata a vederla nell'abito con la divisa, il camice, li vedi in abiti normali, civili e non la riconosci, a maggior ragione sta bardata, ancora peggio. Quindi sì, c'è questo, c'è il fatto che spesso si fraintende, per cui la persona guarda lo sguardo e dice: Ma che sei arrabbiato? E invece no, sei sereno, sei tranquillo, ti manca tutto un pezzo. Poi ci sono le persone che sono più abili,
a leggere un minimo anche la mimica facciale rispetto ad altre, lo sono sempre state, più abili o meno abili, adesso sono più incasinate rispetto ad altre quelle che non hanno questo strumento. Perché? Perché c'è chi usa maggiormente le espressioni, chi ha maggior uso invece della parola, del verbale, anziché il non verbale, e questo ancora di più ha creato ovviamente dei fraintendimenti o malintesi, chiamali come vuoi. Abbiamo parlato del primo contatto, il contatto visivo, no? Allora, quando ci si incontra, il contatto visivo ci si guarda, mascherina, ok? Poi il secondo passaggio è quello generalmente di darsi la mano, e lì è un'altra catastrofe. Esatto, per cui le persone rimangono, si stanno per avvicinare, si guardano, se si riconoscono bene, ok, poi stanno ferme, quindi neanche un gesto, poi lì si parla, bisogna vedere se c'è un buon udito, se non ci sono rumori, perché spesso manco si percepisce bene quello che l'altro sta dicendo. La voce, quando comunque la si percepisce, il tono, anche questo è modificato. Per cui lo senti più cupo, sembra che a seconda poi del tipo di mascherina che indossi, no? Sì, è dell'udito di chi ascolta. C'è una distorsione anche qui del suono, per cui tutte queste cose, in più la vicinanza, anche a che punto mi fermo. Io ho fatto una cosa, l'ho fatta intenzionalmente, no? Anche vedere che cosa accadeva nel momento in cui incontravo una persona che conosco, magari in ospedale, stiamo a chiacchierare, facevo un passettino più per avvicinarmi. L'altro indietreggiava, Eh sì. sì, questo, ma perché l'ho fatto? Perché volevo mettere in pratica quello che pensavo, cioè quanto le persone stiano sul chi va là, quanto stiano attente, quanto cerchino di tutelarsi, nonostante sappiano che magari l'altro possa essere una persona che pur lavorando nello stesso ambiente di lavoro è controllata. Questo per dire che ci si fida anche meno. Perché dice, che ne so quello che cosa fa, che al di là del fatto che lo vedo qui, no, ma non lo so come si conduce. E quindi le persone sono diventate più diffidenti. E questo crea oltremodo, no, un discorso di distorsioni cognitive. Poi qua magari si aprirebbe anche un altro discorso più approfondito, più tecnico, Gianni, perché quando si va a parlare di distorsioni cognitive, degli errori che le persone fanno normalmente. Addirittura ci sono tantissimi studi che testimoniano come il cervello che ragiona in un certo modo crea addirittura dei processi, dei cambiamenti, adesso lo dico in modo non tecnico, magari anche non correttissimo, dei cambiamenti a livello neurologico, chimico, per cui alcuni neurotrasmettitori, che sono quelli che poi ci fanno fare una cosa anziché un'altra, si modificano. Quindi c'è un apprendimento anche fisico e c'è una resistenza che non è solo psicologica, ma anche fisica al cambiamento qualora la persona debba essere indotta a fare una cosa in modo diverso. Per cui quei costrutti, quei percorsi che la persona ha in mente si fissano e si diventa più resistenti a un cambiamento. Questa è l'altra cosa che poi deve essere, secondo me, studiata in termini anche di condizionamenti, di apprendimenti negativi, di quello che poi effettivamente, come dicevo prima, può risultare come conseguenza di tutto questo periodo del Covid in termini di restrizione, perché si stanno verificando, secondo me, anche degli apprendimenti a livello psicofisico, che poi è più difficile smantellare. Infatti questa è un'altra cosa importante. Quanto, diciamo, ci penetrano queste nuove, diciamo, circostanze, ci lasciano un'impronta più o meno indelebile, riusciremo a superarla, ci vorrà del tempo. Possiamo fare qualche cosa per quando sarà possibile superare tutto questo, cambiare magari una prospettiva, una visione, o piano piano evaporerà da sola? Allora, io credo che l'impronta già c'è, cioè ci sono dei percorsi che sono stati creati, si sono fissati, ci sono già. Quindi questo in termini positivi o in termini negativi, perché poi alcune cose saranno anche positive in tutto questo discorso degli isolamenti, della pandemia, parliamo almeno magari di sane abitudini, no? Igiene e quant'altro, quindi magari degli apprendimenti positivi ci saranno. Ci sono quelli negativi, se stiamo parlando di questi, io credo che sarà difficile smantellarli perché poi sono vere e proprie abitudini. Per
L'essere umano è molto abitudinario. Le persone, se potessero, farebbero sempre le stesse cose fino a prova contraria, perché poi si lamentano, ma poi tendono a fare le stesse cose. Lo stesso cervello che cerca di consumare meno energie possibili percorre sempre più o meno gli stessi percorsi a livello neurologico quando dobbiamo fare una cosa. Se noi diciamo a una persona fai quella cosa in modo diverso, c'è una resistenza che poi a livello cerebrale si palesa con delle vere e proprie emissioni magari di sostanze chimiche, diciamo così, così facciamo capire. Che creano l'ansia, creano la sudorazione, per cui la persona avverte un disagio e quella cosa in modo diverso non la fa. Ma se piano piano la persona se la dice, quella cosa, eccolo lì che il cervello cede a livello neurologico, si, come dire, aprono altri percorsi e a livello comportamentale si mettono in pratica. Questo è un processo che io normalmente vedo e applico e lo constato nei processi delle psicoterapie, nei percorsi delle psicoterapie che fanno le persone che hanno una durata. Quindi, siccome tu mi hai detto per quanto tempo pensi che possano perdurare, persistere o poi sfumare, sfumare sicuramente sfumano, no? Queste cose, sfumeranno queste cose, ma credo che persisteranno a meno che le persone non andranno a lavorare su alcune cose che reputano essere sbagliate, quindi ci sarà una durata. Purtroppo, sono già 2 anni che viviamo in una serie di restringimenti e per noi quello che inizialmente ci sembrava impossibile è diventato la nostra routine. C'è un prima, c'è un dopo netto, non c'è quella l'area in cui noi stiamo cercando di ripristinare le vecchie abitudini perché non è possibile, anche quelli come dicevamo che possono stare in una bolla per cui gli ottimisti che credono che non ci siano tante problematiche rispetto a questo virus, effettivamente poi hanno dei comportamenti che sono tutti circoscritti, isolati. Quindi. Sembra un pochino, questa diciamo la descrizione di una malattia che ha messo a prova non soltanto i corpi, il fisico delle persone, ma anche la psiche. Ed è così perché io poi sorrido perché se ne parla tanto, si sta parlando tanto di quelli che sono gli effetti del Covid. Io li vivo ogni giorno perché faccio questo lavoro e ho un aumento esponenziale di pazienti, di ragazzi, di disagi, perché la cosa che è emersa maggiormente è il disagio sociale, quindi proprio il discorso di avere un'ansia sociale di cui si parlava prima, ma adesso veramente è molto presente. Questo già è una conseguenza. Le persone hanno acquisito la capacità di comportarsi in modo più, se vogliamo, difensivo. E questo non è gratuito, comporta essere più attenti, avere un'attenzione più alta, quindi un'ansia generalizzata e tutti i sintomi correlati. Per cui Anche una diffidenza. sì, fobie, le ansie, le paure, le fissazioni, sono tutte cose che purtroppo conseguono questo tipo di modo di fare per tutelarsi. Quindi le conseguenze, secondo me, ci saranno, perdureranno e ci vorrà un po' di tempo per smantellare tutto ciò che è negativo, chiaramente. Però, ripeto, non sarà secondo me così semplice e immediato, ma perché si sta verificando anche un apprendimento a livello fisico, organico. Tant'è che tutti quelli che possono essere i discorsi sulle distorsioni cognitive, sugli errori cognitivi, sono studiati anche da un punto di vista fisiologico, perché si strutturano dei veri meccanismi proprio a livello chimico di apprendimento, per cui c'è una resistenza doppia. E poi quello che noi palesiamo a livello di sintomo non è nient'altro che l'esternazione di quello che a livello chimico avviene. È come se questa risposta comportamentale il nostro corpo la vede più funzionale a quella che è l'ambiente, la realtà. Prova a smantellare d'emblée un meccanismo di questo tipo, prova a far capire a ogni cellula che ha appreso quel tipo di comportamento che deve ricominciare a comportarsi in un altro modo. Ci sono le resistenze chimiche, comportamentali, le persone pensano che sia giusto il loro punto di vista, per cui oltremodo si vanno a rafforzare le distorsioni cognitive, per esempio la fissazione, i propri convincimenti, no? Questo è un errore cognitivo che serve per. Cioè, in pratica ci sono delle persone che trovano conferma ai propri convincimenti a prescindere dalla,
dal fatto di trovare un riscontro effettivo di essere più o meno nel giusto? Sì, perché tutte queste cose che stiamo dicendo hanno a che fare con la necessità di controllare, la necessità di avere una sensazione che la pensiamo in modo corretto, e a discapito di quello però che è la realtà, l'ambiente, quindi una percezione più ampia, se vogliamo. Le persone tendono a restringere, la restrizione serve per controllare. E lì si vanno a creare i sintomi per cui poi le persone magari vengono e dicono ho un disturbo ossessivo compulsivo, ho una serie di fissazioni, ho una serie di fobie. Questo non sono altro che le conseguenze di tutto quello che abbiamo detto finora, in modo esasperato, ma è quello che accade. Potrebbe, insomma, praticamente questo Covid, oltre che essere fonte di disagi, proprio fonte di patologie nuove o perlomeno, insomma, di aggravare certe situazioni, e quindi magari il Covid passa, però poi dopo dovremmo guarire da tutte queste altre cose. Sì, secondo me è già in essere, io lo vedo, perché poi le persone hanno tipo le loro teorie, i loro convincimenti, c'è chi vive ancora di più in base alla distorsione cognitiva dell'ottimismo o del pessimismo, no? Quindi proprio fissarsi sul fatto che le cose stanno andando male, e il fatto di convincersene serve per rimanere in maniera più sana, secondo loro, nel mondo, quindi è un modo per avere un equilibrio, per sentirsi in qualche modo più sicuri, paradossalmente, anche pensando male, però sono sicuro che va male, penso bene, sono sicuro che va bene. Già accade questo, e spesso io con i pazienti sto lì a smantellare, perché poi la psicoterapia è questo, è un processo che aiuta le persone a comprendere cosa comporta quel tipo di ragionamento e a smantellarlo, a costruirne uno sano e a consolidarlo. Quindi questo io faccio, sono tipo una ditta edile, no? Quindi smantello e ricostruisco, vado a consolidare quello che di buono la persona palesa presenta, però è un lavoro, è una fatica, questo già sta avvenendo, quindi presumo che questo ci sarà. Ci sono ovviamente delle persone che sono magari un po' più predisposte e altre meno, magari riescono a essere un po' più meno condizionate, dipende dalla questione caratteriale. Sì, certo, come in tutte le cose, sempre sbagliato generalizzare, siamo tutti diversi, c'è un discorso di personalità, di caratteri diversi, quindi diciamo che quelli che hanno più una tendenza a sviluppare quanto stiamo dicendo sono quelle persone di base magari ansiosa, che già hanno da prima del Covid un'ansia generalizzata o comunque più fobie, tendenza a controllare, tendono ad avere più punti fermi nella loro mente, perché questi hanno la funzione di dar loro un controllo. E questo significa però condizionarsi, limitarsi, per loro va bene, però sono quelle persone che hanno, secondo me, maggiore possibilità di sviluppare questo tipo di problematiche. Abbiamo parlato, sono vulnerabili molto i giovani, insomma, in questo senso. Uno potrebbe magari essere indotto a pensare che le categorie più a rischio nel Covid in sé, cioè le persone anziane, insomma, almeno storicamente, tra virgolette, abbiamo capito questa cosa, potrebbero essere quelle più vulnerabili, perché sviluppano più paura, avendo maggiore rischio di morte se prendessero il Covid. Però in realtà anche i giovani, che sono appunto quelli meno vulnerabili per quanto riguarda, insomma, un rischio di vita, cioè di morte, insomma, invece no, anche loro sono... Sì, sono più a rischio e stanno accusando, perché sono saltate tutte le cose che normalmente loro fanno. Allora, stanno capendo, hanno già stracapito che la scuola non era soltanto un momento, l'obbligo per andare a studiare, ma era anche un momento per incontrare i loro pari, gli amici, quindi coetanei, mettersi in gioco, socializzare, e questo è venuto meno oltre lo studio. Quando mai un ragazzo si pensava, avrebbe mai detto voglio andare a scuola? Sì, questa è una cosa veramente storica che il Covid ha prodotto, cioè l'amore per la scuola da parte degli studenti. Ok, quindi già venendo meno tutta una serie di momenti in cui le persone socializzano, non c'è il momento della scuola, non c'è il momento dello sport, o è ridotto o condizionato,
e non c'è il momento magari dell'uscita dei locali che le persone frequentano normalmente. Quello che si sta verificando nei ragazzi, al di là delle fobie, delle veramente i disagi sociali che loro palesano, è anche quello di pensare che bisogna stare concentrati sul presente. Questo è un altro errore cognitivo, il fatto di focalizzare solo l'attenzione su quello che sta accadendo, perché i ragazzi dicono: è inutile che penso alla prospettiva, perché se penso in prospettiva, boh, non lo so, mi auguro che non ci sia più Covid, mi auguro che si ripristino tutta una serie di attività, di normali attività. Però non ci vanno perché altrimenti si angosciano su questo pensiero, quindi stanno maggiormente sul presente. E uno dice: qual è il problema se stai maggiormente sul presente? È che se vai troppo oltre nella percezione di quello che avviene in questo momento, si mettono in atto dei comportamenti disfunzionali in modo più semplice. Esempio, alimentazione. Beh, adesso mi vado a godere quello che può essere il cibo, non me ne preoccupo di quello che sarà un domani, perché tanto un domani non lo so, quindi ora lo faccio. E questo vale sul cibo, sull'alcol, sono aumentate anche le problematiche disfunzionali, quindi a livello dell'alcol, dell'uso di alcol, dell'alimentazione. Perché? Perché diventano quei momenti di gratificazione, la persona si focalizza dicendo: mi preoccupo di questo, non di quello che potrà accadere un domani, perché il premio che ne ricavo è la gratificazione. Il problema è che poi diventa una compulsione, una restrizione sugli altri ambiti, quindi fare le cose non pensando agli effetti collaterali. Cioè eliminare, diciamo, l'idea del progetto, Sì, perché non si della pensa. prospettiva futura. Sì, e quindi questo in qualche modo un po' conforta se parliamo della gratificazione, ma toglie quello che può essere la percezione dell'effetto collaterale, perché se non sto a pensare a quello che accade un domani, focalizzo solo sul presente. Questo però è un fattore di rischio. Non è un caso che le persone, i ragazzi oggi mangino peggio, ci sono più discorsi legati a un sovrappeso nella classi più giovani, il discorso dell'uso di alcol maggiore rispetto anche ai giovani. Purtroppo sono dei dati che si stanno rilevando sempre di più, e questo secondo me poi dovrà essere in qualche modo gestito. Me lo auguro, insomma, perché poi c'è tutta una diatriba sul discorso, l'uso dello psicologo, inserirlo in maniera anche più fruibile nelle varie istituzioni, aziende, ancora tutto molto dibattuto, però mi auguro che questo prima o poi si sblocchi. Ma a livello scolastico, ci sta questa istituzione, questo servizio? Sì, allora ci sono gli psicologi, però secondo me mettere un unico psicologo all'interno della scuola forse è riduttivo. Creare magari una serie di corsi sull'educazione alla salute, per esempio, e qui comprendo tutte le aree con questo che ho appena detto, avrebbe più senso. Quindi significa proprio che i ragazzi hanno l'opportunità di sentire uno specialista, di capire e di confrontarsi con lui con degli incontri mirati, e la scuola potrebbe inserirli questi tipi di interventi. Potrebbe essere utile, come spesso magari si fa in modo del tutto privato, perché alcune scuole lo fanno, no, a tema, però qua secondo me potrebbe essere utile in funzione di tutto quello che è il disagio provocato dal Covid. Allora, abbiamo parlato di questa cosa e voglio soltanto accennare che oltre alla comunicazione non verbale c'è anche la comunicazione verbale che in qualche modo è cambiata. Noi cerchiamo di essere positivi, essere positivo fino a un certo punto è stata una cosa buona, ottimismo e quant'altro. Oggi essere positivo allarma, se si sente sono positivo, la gente che ti Crea ascolta comincia a entrare un po' in allarme. ulteriore distanziamento, per cui Sì. dice: certo, quindi tutto al contrario. Allora, su questa cosa diciamo voglio chiudere perché ormai abbiamo finito il tempo con una battuta. La battuta è che parlando al telefono con qualcuno in macchina si dice voglio essere positivo e il navigatore risponde scendi da questa macchina.
Detto questo, in qualche modo speriamo di chiudere in modo degno. Grazie a Paola Sbardellati, ricordiamolo, psicoterapeuta presso l'ospedale San Pietro Fate Bene Fratelli di Roma. Continuate a seguirci su Libre TV, trovate tutti i video con Paola Sbardellati nella playlist sul sito e su YouTube, psicologando con la dottoressa Sbardellati, Paola Sbardellati. Grazie ancora, grazie Paola, a ritrovarci. Grazie.